questa particolare estate la voglia di gelato non manca. Con l'arrivo delle alte temperature, infatti, tanti sono coloro che si riversano nelle gelaterie per rinfrescarsi con i prodotti che esse offrono ai clienti. Sono inoltre 300 solamente nella regione Marche i locali adibiti alla vendita del gelato, di cui 215 producono artigianalmente, fatto in casa e con materie prime del nostro territorio. È questo il segreto per un buon gelato. Sono locali, soprattutto per quanto riguarda anche la frutta. Si lavora ovviamente con frutta fresca. Alcuni no, nel senso che ovviamente li andiamo a cercare anche un pochino fuori regione, purché siano ovviamente sempre a livello comunque, diciamo, artigianale. Siamo legati al territorio, ma ci piace ricercare anche cose diverse, fatte ovviamente in maniera intelligente, a regola d'arte. Però ecco, siamo sempre alla scoperta di qualcosa di nuovo. Un buon gelato fatto bene, dissetante, sostitutivo di un pasto, e poi fa bene anche allo spirito, diciamo. Nonostante le differenze riscontrate dal settore rispetto al passato, inoltre, l'emergenza coronavirus non ha spento la voglia di gelato. Sicuramente c'è meno flusso serale, la gente preferisce mangiare gelato a casa, per cui sono aumentate vaschette da sport e anche coppette. La gelateria locale si adatta alle richieste di tutti. Anche gli intolleranti e i più esigenti, infatti, possono contare su un'ampia scelta di gusti. Oltre che con la frutta fresca, ma con fruttosio e acqua, quindi non va aggiunto latte nella maniera più assoluta, e teniamo sempre dei gusti cremosi, senza lattosio, ovvero usiamo latte di soia o latte di riso, e principalmente sono cioccolato o gusti, diciamo, che richiamano comunque frutta secca, come può essere una noce, una mandorla, una nocciola, queste cose qua. Secondo uno studio della Confartigianato, poi, emerge che in media le famiglie italiane spendono 80 euro l'anno in gelato, consumandone all'incirca 12 kg, sbizzarrendosi tra oltre 600 gusti, che vanno dai classici quali pistacchio, cioccolato e fragola, ai più particolari. Pistacchio, il mio preferito. Sì, sì, più gusti cremosi. Cono, ovviamente, come si vede. Preferisce mangiare gelato durante tutto l'anno? Più d'estate. D'inverno meno. Però ogni tanto, per finire il pasto, si può prendere, però più a casa. Preferisco il cioccolato. Adesso, per dirti la verità, ho provato quello a riso. Mai assaggiato, è la prima volta ed è molto molto buono. È intollerante, per caso? No, però sto facendo degli accertamenti, per cui adesso ho detto proviamo questo qui, dato che ci sono vari gusti, e devo dire che sono rimasta soddisfatta. Preferisce mangiare gelato durante tutto l'anno oppure solamente d'estate? No, sempre, il gelato sempre. Solo cremosi, non prendo mai la frutta. Cono o coppetta? Cono, rigorosamente cono. E gusti vegani, perché preferisco mangiare gusti che non abbiano il lattosio. Ha trovato un'ampia scelta nelle gelaterie locali rispetto a questi gelati? Sì. Preferisce il gelato durante tutto l'anno oppure solamente d'estate per rinfrescarsi? Tutto l'anno, quando posso, che me lo posso permettere, sì, perché magari ci sto attenta. Io volendo, potendo, mangerei gelato tutti i giorni, ma non si può.